Ma bella, 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 tutto bene? Dunque ragazzi, allora, io vi feci una promessa, ok? Ovvero che avrei portato più spesso la Big Vanilla in cambio di likes. Nello scorso video decisi di chiedervi 1200 likes nell'arco di 24 ore e raga, ne abbiamo fatti 2000. Spiegatemelo. Questo supporto, ragazzi, è veramente assurdo. Una cosa che esce proprio fuori dalla mia testa. Grazie, ragazzi. Grazie, ma veramente grazie. E dato che non mi voglio star qui ad annoiare, entriamo subito nella Big Vanilla perché oggi il content è fresco. Eccoci qua. Siamo entrati freschissimi. Tra l'altro, guardate il mio drip. Con il Vex Armor Trim. Lolo Lacustre? Dunque, penso che l'abbiate già capito. Lolo Lacustre è il nuovo ospite da Big Vanilla. Oggi c'è stata la caccia al ricercato e diciamo che sì, Lolo Lacustre è stato invitato in un modo abbastanza particolare, perché era lui la persona che dovevamo cacciare. Dunque, siamo qui nella nostra tabella delle missioni da completare. Questa tabella la continuerò ad aggiornare a seconda delle cose che devo fare. Dunque, abbiamo trovato il libro Unbreaking 3 per l'Elytra. Infatti adesso, come potete vedere, c'ho Unbreaking 3 e Mending, quindi questo cartello può andare via, lo spacco con l'ascia. Dobbiamo ancora decorare casa in compagnia di Giorgia, quindi questo cartello rimarrà qui. Come al solito, ragazzi, vi invito a lasciarmi un bellissimo like, perché io vi voglio bene, lo sapete, io vi voglio tanto tanto bene. E ultimo, ma non per importanza, tra l'altro il numero 2, qua non esistono numeri, però vabbè, lasciamo perdere. L'obiettivo di oggi sarà farmare Shulker Box, ok? Quindi andremo subito nell'end. Vi starete chiedendo, ma Carpi, perché hai messo questo titolo? Ci arriviamo, ok? Prima andiamo a prendere le Shulker e poi vi spiego. Lolo Lacustro! Ok, vieni, vieni. Dunque, dobbiamo mostrare a Lollo innanzitutto dove sta a casa di Marci. Quindi andiamo subitissimo. Ed eccoci qua, la casa del Bicre. Questa. Dove stai? Ah, ecco. L'avevo perso di vista. La cosa che andrò a fare in questo momento innanzitutto sarà preparare l'inventario, perché ho l'inventario pieno di cacca, letteralmente cacca. Non mi serve niente di tutto ciò, dato che oggi non andremo a caccia, ma bensì andremo a farmare le shulker. Quindi posiamo un bel po' di roba. Ah, tra l'altro, dato che qui c'era un cartello che ho tolto perché non vi volevo spoilerare ad inizio video l'argomento, ho dovuto spostare il tutto perché qui sotto avevo nascosto due chest, ok? E mi hanno rapinato. Sappiate una cosa? Sì, mi hanno rapinato. Ve lo devo spiegare con calma perché veramente è successo di tutto. Letteralmente nell'arco di 2 giorni è successo il putiferio. Però, come ben sapete, il vostro Carpone è sempre qui per portarvi il vostro content preferito, vero? Lasciate like, dai, era gratis. Sono stanco di chiedervelo. Dai, scherzo, se a voi piacciono i video, ovviamente vi invito a lasciare un like, come al solito. Io ve lo chiedo sempre perché il like mi fa capire se effettivamente una cosa vi sta piacendo o meno. E ho notato che con la Big Vanilla mi piace un po' troppo. Raggiungere quei 2000 likes nell'arco di 24 ore è roba fuori dal normale. Comunque, basta con le chiacchiere. Andiamo subitissimo al portale. Dobbiamo spostarci verso nord. Quindi qui vi spiego un attimo la dinamica, ok? Perché giustamente un sacco di voi saranno spaesati, non capiranno il perché sto facendo questa cosa. Innanzitutto, disclaimer, io e Kendall siamo amici, quindi non andate nei commenti a dire ma Carmen, perché fai le spade? Siamo amici, tranquilli. Kendall un giorno, tra l'altro grazie per avermi informato, in un suo video ha deciso di prendere il mio elmo in ferro, no, il mio elmo in diamante, scusate. E dato che lui fanno schifo gli elmi in diamante, ha deciso di prenderlo e gettarlo nel fiume, così, ok? Cosa? Chi ha osato costruire una casa subito dietro la mia? Ma che? Ma da quanto tempo c'è sta casa? No, 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 di chi è? Ma come? Il lago è la mia zona! Chi ha osato? Fammi vedere se c'è scritto qualcosa. Di chi è sta casa? Spoglia, tutta vuota. Sembra una base militare. È di Carpi! Maledetto, guardalo con l'elmetto in ferro. Questo intanto io te lo tolgo e lo andiamo a buttare immediatamente, mi dispiace. Cioè, non solo... Oh, fermi tutti, non facciamo degli errori gravi. Non solo mi costruisce dietro a casa mia, in più utilizza anche sta roba qua. No, 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 via, via. Recuperalo nei fondali marini, se lo trovi ancora. E dato che a me non pareva giusto questa cosa, ho deciso di fargli uno scherzo e ho deciso di farlo in streaming. Ah, tra l'altro, vi invito calorosamente a partecipare alle mie dirette, perché ragazzi, ho fatto quello scherzo in live ed è stata un'idea vostra. Siete voi che mi avete detto di mettere determinate cose in quella casa e io vi ho ascoltato. Dove sto andando, ragazzi? Scusate. E tutto questo... Questo per due motivi. Innanzitutto, la scomparsa di Fufi. Eccoci qua. We here, we here. Let's go. Chissà se riesco ad entrare tipo diretto. Vediamo, vediamo, vediamo. Ce la faccio? Ok, sì, ce l'ho fatta. Ci ha messo un po' di tempo, eh. Dunque sì, come stavo dicendo, qualcuno ha fatto scomparire il mio cane, ok? E io giustamente ho deciso di vendicarmi un pochettino perché nessuno sa il dove sia finito. Nessuno sa che fine abbia fatto. Nessuno sa nulla, ok? Oh, shulker. Subito così? Inizia, aia. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. No, 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 ti prego, ti prego. Quanto manca? 4 secondi. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Perlo, perlo, guardate, guardate la mia perla. Ho sbagliato. Ok, no, precisa.
preso, diciamo che Fufi è il mio... è il mio compagno di avventura, ok? Sinceramente, Fufi ora mi manca e non lo vedo da un sacco di tempo. Ci ho fatto un sacco di episodi in compagnia e sinceramente questa cosa mi dispiaceva. Ed è perciò che ho deciso di vendicarmi contro tutti, finché un giorno salterà fuori. Quindi se Fufi un giorno dovesse saltar fuori, allora io smetterò di essere ribelle, smetterò di fare casini e quant'altro. Però... fino a prova contraria, Fufi è scomparso, nessuno sa dove sia finito e quindi è giusto che io mi vendichi in qualche modo. E ripeto ragazzi, è tutto sotto l'ambiente amichevole, quindi ragazzi non prendeteci come nemici, acerrimi nemici, perché noi siamo tutti amici. Tranne Steph. No scherzo, anche Steph, tranquilli, anche Steph. E quindi sì, diciamo che l'ho fatta molto breve, questa è stata la storia, però in caso vorreste recuperarvi dei pezzettini, ci sono un sacco di video, ci sono le live, ho fatto una playlist che magari vi lascerò in descrizione, dedicata interamente a tutti gli episodi che ho fatto nella Big Vanilla. Quindi se avete tempo, se avete voglia, andateveli a recuperare, io ragazzi ci metto tutto il mio cuore e impegno ad editare i video, quindi mi farebbe anche un piacere se lasciaste like pure a quelli. Però bando alle ciance, ciancio le bande. Ora mi servono assolutamente delle shulker, ok? Perché senza shulker io non posso vivere. L'organizzazione del mio inventario è pessima. Vorrei portarmi un sacco di robe, ma non ho abbastanza spazio. E mi capita molto spesso che sono sempre e sempre pieno di robe. Finalmente. Ci sta pure il ritorno. Vediamo un po' se riesco a formare altri shulker qui. Me ne servono 4, 5. Facciamo 5 per sicurezza. Oi. Calmi. Niente, m'ha preso ragazzi, m'ha preso. Perla. Ok, facciamo così, uccido pure questo già che ci sono. Preso, a posto. Avere saccheggio nella spada letteralmente rende la vita più semplice. Allora, secondo i miei Damn! È pieno lì, poco croccante. Ok, l'ho preso. Un altro qua. Preso. Un altro sopra. E va bene. E va bene. Sì. Va bene, guarda che io prendo tutto, non mi lamento. Come diceva mia mamma, il piatto si lecca pure dopo a tavola. Tra l'altro fatemi dare un'occhiata alla mia ender chest. C'è ancora il blocco teleport. Ma funziona sta roba adesso? Vorrei chiedere a Steph se questa cosa dovesse funzionare. Beh, passerò al sistema e creerò una cosa tipo segreta, nascosta. In caso non dovesse, allora vabbè, fa niente, lo butto. Anzi, magari lo vendo a qualcuno, magari un collezionista di oggetti nella Big Vanilla. Comunque, un'altra cosa da dire. Ragazzi, sono stato abbastanza stupido perché nello scorso video ho letteralmente abbandonato un totem nella magione. Esatto, lo so, me l'avete detto in tantissimi, io ho letto i commenti. Carpi ha dimenticato il totem, Carpi... sì, lo so, scusatemi. Oddio, qua mi stanno... Aia, mi stanno facendo malino. Aia, non riesco a scendere. Ok, dai che lo prendo, dai che lo prendo. Preso. Oh, oh! Ok, preso questo. Oh mio Dio, quanti sono? Aiuto! Aiuto! Aiaia, vado via. Oh, mi sa che qua ci muoio, Ma davvero ci muoio. Fermi un attimo. Aiaiaiai, fa male. Fa malino. Che devo fare un po' di slalom e prendere anche quelli sotto, perché qua c'è levitazione altissima. Ti prego, basta! Mi scongiuro, basta, scusa, vado via, ok. Poi non so se magari avendo la corazza cambi in qualcosa, però per sicurezza terrò lì addosso, perché sì. Vorrei evitare spiacevoli inconvenienti. Bene, se non sbaglio qui attorno doveva esserci il portale di ritorno. E possiamo anche tornare a casa, già subito, così. Vediamo un attimo se mi ricordo il dove stava. Se non sbaglio qui, eccolo qua, portale di rientro. Ora, il problema sarebbe entrare perché non ho slab. O che tipo volo come fatto prima, vediamo. Ah, non serve, ok, a posto. Sono già tornato, a posto, torniamo a casa. Tra l'altro ragazzi, sono full oro. Non vedo l'ora di farmi altre mele, perché giustamente le trasformerò in mele d'oro. E ora mi serve della legna, perché devo fare le casse. Sapete una cosa? Avete presente le casse delle scorse episodio? Forse sarebbero state utili. Ah no, c'è un sacco di legna qua, va bene. La trasformo tutta, sì, tanto non mi servirà tutta quella roba lì. Facciamo ben 10 casse. Ne ho già 2. Facciamo così, boom, boom. Divido metà, facciamo così. Perfetto! Abbiamo 10 shulker box, oh mio Dio. Questa è stata la reazione di Kendall al mio scherzo. Ciao Kendall. Allora, dire ciao imperatore. No, allora, senti un attimo. Dunque, dimmi. Ti devo parlare, ok? T'ho convocato qui perché sono successe varie cose e giustamente devo farti alcune domande. Innanzitutto, hai visto la casa, vero? La casa? Sì. Sì. No. Vieni. Ti devo mostrare una piccola casa. Sì, la casa che hai fatto, la casa dietro di me. Certo che l'ho vista, ti darò fuoco un giorno. Sì, esatto. Io non ho ucciso il tuo cane, quindi smettetela di dire che sono stato io, non ho fatto niente. Non sapevo neanche che avessi un cane, quindi Certo. Comunque, vieni qua, ti faccio vedere. Questo è il tuo bellissimo ponte, giustamente non lo posso toccare perché è una cosa fatta in coppia, ok? Allora, ti mostro, ti ho fatto un bel regalo, va bene? Ok.
Ok. È molto bello, fidati. No, cazzo, tieniti pronto. Mi fido di te, ho paura. No, allora. Tengo pronto la spada. No. Aspetta. Allora, no, non ce l'ho. Resta così. No, voglio solo cambiare un po' il mio outfit. Allora, ti mostro una cosa molto carina. Allora, vieni. Non farci caso a questo qua, vieni. Allora, No. Aspetta, me lo togliamo adesso, lo perderai. No, aspetta. Aspetta, me lo perdi. Sì, lo perdi. No, aspetta. Che lo perdi. Aspetta. No, ringrazia che non ho frecce. Aspetta, guarda, allora, ti ho fatto un bel regalo. Allora, ma avevi... Dov'è che mi hai fatto un bel regalo? Mi hai distrutto il pavimento. Imbecille. Solo pavimento? È qua. Vedi, allora, è un piccolo lato di estetica, ok? Ma che ti ho fatto? Perché mi hai fatto sta cosa? Che ti ho fatto io? No, aspetta. Il muro dietro il sedere di Cimbia. Eh? No, allora, qua non c'entro io. Ok, qua sono c'entro. San Valentino non credo che l'hai fatto. Sì, questo è l'elmo in burro. Godo. Siamo pari adesso, mi sono vendicato, bene. No! Mi sa che quel totem doveva andare, era scritto nel destino. Aspetta, allora, guarda, fammi spiegare, ok? Vuoi perdere un altro? No, allora sistema subito il pavimento. Guarda che rispondo, sono pronto a rispondere. Fai piano, guarda che mi sta la corazza. Allora, fammi spiegare prima. Aspetta. Allora, innanzitutto ti piacciono i lampadari? Ti piacciono? Non li avevo neanche visti. Sono della basalt. Ma che, perché togli? No, lascia. Allora, il pavimento della Netherrack l'ho dovuto pagare un pochettino. Poi qui, se tu noti... Guarda che mi rompe pure l'incudine adesso, ovviamente. No, e no, dove è finito il mio pavimento, vero? Ah, boh, quello non lo so. Quello non è il mio problema. Guarda, facciamo così. Vai giù un attimo. Ciao, stai lì un attimo. Vieni qua, guarda. Aspetta, basta uccidermi. Oh, basta. Ora me la prendo io la tua roba. Basta, fermo un attimo. Ok. Vieni, guarda, allora. Aspetta, non mi attaccare un attimo, fammi spiegare. Non ti attacco, tranquillo, spiega pure, vai, forza. Allora, se tu noti, qui ti ho messo l'elmo in burro, perché è il tuo elmo preferito, giusto? In burro? Sì, perché hai spaccato il cartello? Il limone, si è rotto solo. Vabbè, io lo chiamo elmo in burro, ok, guarda. Qui ci sta una piccola modifica, perché giustamente volevo farti un bel regalo. Il letto è rosa, hai visto il colore del letto, no? È bello, mi piace il rosa. Ah, ok, a posto, visto, lo sapevo. E più ti ho messo questo piccolo regalo. Giustamente. Molto bello anche questo. Sì. E perché lo spacchi allora? E il vero regalo è questo. Guarda, dato che io ti voglio bene, ti ho regalato 2 smiting template in più, perché li ho utilizzati per sdoppiarli, giustamente da qua. Quindi ho pensato di... Ma me li stai regalando? No, aspetta, sì. Io ne avevo 6, ne hai usati 2 e me li hai ridati. No, ne avevi 4. Poi ne aggiunti 2. Io ricordo 4, io ricordo 6. Ricordi male allora. Vedi, stai invecchiando. Aspetta, fermo. Andiamo un attimo a casa tua, vediamo un po'. Allora, se tu vieni... Ok. Andiamo a vedere un pochettino casa tua com'è. Ok, mi hai fatto qualche scherzo adesso, no? No. Scherzi? Ok. A casa mia, qui... Molto bella questa casa dietro casa mia. Ti piace? Sì, hai scelto proprio un posto molto bello. Questo lago è fantastico. Esatto. Però non distruggerla, ok? Ma è vuota, allora, cosa c'è da distruggere? In che senso è vuota? No, allora, devo decorarla con Giorgia, praticamente. E tu, sai perché l'ho fatta sta cosa? Okay. Perché tu mi hai, da come mi hanno detto... Ho fatto bene. No, hai fatto male, perché questo è un regalo. Tu mi costruisci la casa dietro la mia... No, e allora... E in più osi mettere l'elmetto in diamante. Perché... Questo elmo in diamante. No, allora. Uno schiaffo in faccia per me. Guarda, questo elmo in diamante era stato regalato da De Mark. Tu ti sei permesso ma di. Ma non è vero, era vuoto, non aveva nessun incantesimo. Esatto, era un armo esatto, perché è un regalo di De Mark. Me l'aveva fatto il regalo di Natale. E tu hai preso il mio regalo di Natale e l'hai gettato nel fiume. E poi è scomparso. Ma cosa ti serviva, scusa? No, è un regalo. Io ci tengo il regalo. No, vedi, c'è ancora la statuetta. Tu, dov'è il mio regalo? Quello no, copyright, potere. Togliamo sta roba. Dov'è il mio regalo? Il tuo regalo. E te l'ho dato, i 2 smiting template. No, il regalo che ti ho fatto io a Natale. Oh no. No, muoio. L'ho perso. Fammi cercare un po'. L'ho perso. Beh, ok, l'ho perso. O l'hai buttato? No, l'ho perso. In un video sono morto per colpa della... Fermo. Perché tiri sempre fuori l'ascia? Guarda, l'ho perso in un video mentre ero alla ricerca di Blazerot. Ok. Ma era il mio regalo. Avrai pianto, immagino, in quel video, vero? No. Visto che ci tanto mi hanno detto tutti che il tuo elmo porta sfortuna, altro che fortuna.
A posto. Fermo! Sei morto. No, no, sei morto, no, ora no, perderai basta. Anche questo di elmo. Oddio, mezzo cuore! Oh mio Dio! Maledetto, ma ringrazia che ho l'inventario pieno. Mi sa che se mi uccidi mi porti a letto che sei tipo 20.000 blocchi perché ho fatto il magione. Ma aspetta, ho visto un qualcosa qua, sei stato tu? Cosa? Viva Remarci? Sei stato tu? No. Chi mi ha spaccato il pavimento? Qualcuno mi ha rubato qualcosa? No. Di spada perisce. Sei stato tu, lo so. No, non ho fatto niente, non mi accusare. E i tuoi fan devono smettere di accusarmi di averti ucciso il cane. Io non sapevo neanche che avessi un cagnolino. E non ucciderei mai un povero allora, cagnolino. Allora, sapevi che avevo un elmo... No. Allora, tu sapevi che avevo un elmo in diamante in casa mia al secondo perché piano? Sono entrato in casa tua per vedere di chi fosse questa casa. Esatto. E te l'ho buttato. C'è tutto nel video, Io non ho ucciso nessun cane. Non c'era nessun cane quando sono entrato io. Pare immediatamente, mi dispiace. Allora come la mettiamo? Comunque solito... sappi che sì, sentiamo. Avrei vinto la battaglia. Sì. Ma non la guerra. Va bene. Ci si ribecca allora. Vabbè ragazzi, guardate. Guarda, questo è il vostro imperatore. Oh, c'ho cibo, ok, apposta. Se lo meritavo, guarda. Se lo meritava assolutamente. Ma che diamine ha fatto sta roba, scusami? Qualcuno mi ha preso qualcosa. Allora, questo è il mio nascondiglio. Perché giustamente Zixon mi ha minacciato di rubare le cose e qualcuno l'ha trovato. Mi sa che devo spostare tutto. A sto punto sì, mi conviene spostare tutto. Perché qua rischio tantissimo. Copriamo per il momento, va? Così. Ops, sbagliato. Copro per il momento e appena ho un'idea. Giustamente non lo mostrerò in video, perché se lo dovessi mostrare la gente verrebbe ad attaccarmi da un momento all'altro. Però andrò a nascondere le mie ceste più preziose in modo che nessuno le possa trovare. Oppure, sapete una cosa? Andiamo un po' a caccia di Shulker.